In Gran Bretagna, un quarto della popolazione adulta è così ossessionato dall'ordine e dalla pulizia che passa oltre 4 anni della propria vita a fare i lavori di casa e si sente costretto ad attenersi a rigidi rituali e tabelle di marcia. La stanza che mi piace pulire di più è il bagno. Chiudo sempre la porta a chiave dopo averlo fatto. Non voglio che gli altri lo usino. Ora ci mettiamo gli stivaletti. Questi impediscono ai germi e allo sporco di entrare in casa. Piedini morbidi e puliti. Come scienziato sono in grado di crearmi i detergenti da solo. Ma per la maggior parte di noi, tenere la casa pulita e in ordine non è una priorità. A volte pulire può essere terapeutico, ma il 70% dei britannici non trova il tempo per le faccende domestiche. Questa un tempo era una splendida sala da pranzo, ma ora è la stanza degli uccelli. Ciao! E oltre la metà di noi litiga col proprio partner riguardo alle pulizie. Scrostiamo il forno una volta al mese. No, anche meno. Sei tu che non te ne accorgi quando faccio le pulizie. Riusciranno i nostri malati di pulito a cambiare le abitudini di una nazione? Questo toglie la puzza. Lo so. Puoi usarlo adesso. Qui non funzionerà. Che schifo! La tua casa puzza di pipì di gatto. Già, è così. Oh, sarà davvero troppo. Oh mio Dio. Mi viene da vomitare. Per le persone il cui bisogno di perfezione... Questo è assurdo. Questo per me è un pericolo per la salute. Sì. È diventato un'ossessione. Adesso vado a decontaminarmi. Come diavolo fai a vivere così? Mi fai passare? Sì, hai visto? Si sta arrabbiando. Guardate qui. A Great Yarmouth, Julie, di 53 anni, ogni giorno dopo il lavoro trascorre 2 ore a tirare a lucido la sua villetta. La prima cosa che pensa la gente quando entra in casa mia è: sono finito in ospedale? Mio marito e i miei figli mi chiamano la pulitrice. Dov'è la pulitrice, papà? Benché non abbia ricevuto una diagnosi di DOC, Julie pulisce a vapore il pavimento della cucina anche 3 volte al giorno. Il pavimento della cucina è il mio più grande orgoglio. Se l'ho appena lavato e qualcuno entra in cucina, mi avvicino a lui, lo blocco e gli dico: fermo! Non vedi che l'ho appena pulito? Cosa ti fa pensare di poterlo calpestare? Pur essendo una maniaca del pulito, Julie non usa prodotti a base chimica. Non mi piace vedere il calcare sul rubinetto. Io uso un prodotto naturale. La sera lo immergo nell'aceto e l'indomani lo trovo splendente. E la sua passione per i prodotti naturali non si ferma alla cucina. Per pulire il water mi piace usare il limone ed è persino più efficace della candeggina. Il mio water è così pulito da poterne addirittura bere l'acqua. Potrei anche metterci uno spicchio di limone. Cin cin. Julie crede di aver ereditato la mania delle pulizie dai suoi antenati romani. Ho ereditato la mia ossessione per il pulito dalla mia bisnonna. Pulisco come facevano nella mia famiglia, anche se credo di averlo portato un po' all'estremo. Le case sporche e disordinate possono mandarmi in agitazione. Penso che le mie tecniche possano essere di grande aiuto per qualcuno. Mi piacerebbe aiutare le persone a modificare le loro abitudini e a sentirsi meglio, e potrei imparare che forse non ho bisogno di pulire così spesso, magari non è poi una cosa così importante. Soddisfatta dalla meticolosa pulizia della propria casa, Julie si dirige verso il villaggio di Coltishall, nel Norfolk. Il giardino è un po' incolto e ci sono un po' di rottami sparsi in giro. A questo punto non posso fare a meno di chiedermi chissà cosa mi troverò di fronte. Quando torno a casa, a fine della giornata, apro la porta, mi guardo attorno e penso al santo cielo. Ken, ambientalista di 52 anni, vive in questa casa con i suoi 2 cani, Chattanooga e Millie. Brava piccola. Ma la sua passione per il riciclaggio creativo ha trasformato l'abitazione in un orrendo deposito per progetti lasciati a metà. C'è tanta confusione qui dentro. Bulloni, tavole, progetti mai portati a termine. Colleziono svariate cose.
Però tutta questa roba è riciclata, ho presa dai cassonetti. Temo di aver guardato troppe trasmissioni educative quando ero piccolo. A causa di tutte le cianfrusaglie che invadono la casa, Ken non riesce a pulire come si deve da più di 5 anni. Qui ho pulito, ovviamente, troppo tempo fa. Vai giù, giù! Inoltre, la bizzarra fobia di Ken per gli aspirapolvere non aiuta di certo la situazione. Io non uso l'aspirapolvere per varie ragioni personali. Lo trovo un oggetto molto stressante da usare. Ormai questa casa è ridotta in uno stato terribile. Non posso più vivere così, è uno schifo. Date le condizioni della casa, è raro che suo figlio Richard venga a trovarlo. Raccoglie cose dai cassonetti, dai mercatini dell'usato chissà dove, poi butta tutto dentro casa. Se almeno ci fossero un po' più di ordine e di organizzazione, sarebbe già un passo avanti. Zitto, basta. Salve. Salve. Come va? Bene. Io sono Julie. Io sono Ken. Buona, belva, buona. Entra. Questo è il mio studio. Ok. Quello cos'è? Credo che sia proprio quello che pensi. Ho paura che Millie sia stata qui. Passo da questa parte. Stai molto attenta a dove metti i piedi. Non puoi fare niente in questa stanza, vero Ken? Perciò è uno spreco di spazio e basta. Non posso venire qua a suonare la chitarra. È una cosa terribile. Veramente. Hai ragione, è così. Hai veramente ragione, sì. È terribile. Come diavolo fai a vivere in questo modo? È difficile. Questa stanza che sarebbe? In teoria dovrebbe essere la sala da pranzo. C'è un po' di confusione, non ci si può neanche muovere. E le finestre? Oh, non si vede nulla. Sì, lo so, è che sono coperte di bava, i cani leccano okay. Le finestre quando viene qualcuno. Questa è la mia camera. Questo è un po' il deposito dei miei più oscuri peccati. Ken, quello è il tuo letto? Ci sono 3 cucce in questa casa. È la cuccia del cane? Una la condivido con loro. Ken, c'è una cicca nel letto. Sì, come c'è finita? Una cicca nel letto. Ken, non è possibile. Oh, come fai ad andare in bagno? Tu ti siedi lì? Sì, ma con riluttanza. Con tutte queste mosche intorno? Beh, vivi e lascia vivere, no? Il mio water è così pulito che posso letteralmente prendere l'acqua con un bicchiere e berla. Non va bene. Io dovrei andare in bagno. Come faccio? Dove vado? Non posso certo andare lì. Prima dei 4 giorni di pulizie che li attendono, Julie dà a Ken un assaggio degli standard a cui è abituata. Ecco una foto della mia cucina. È bellissima, ma non hai paura che tutto quello che cucini sappia di candeggina? Questo è l'ingresso. Oh mio Dio, ma questo sembra il corridoio di un ospedale. Non c'è bisogno che sia tutto sterilizzato, secondo me, sai? Beh, il pavimento della cucina io lo lavo anche 3 volte al giorno. E uso davvero? Una scopa a vapore. Questa è una vera ossessione. Sinceramente, se tu non riesci neanche a uscire di casa perché c'è una tazza da tè o caffè nel lavandino che non è ancora stata lavata, è un problema. Secondo me, Julie, è, come dire, un tantino nevrotica per quanto riguarda le pulizie. Ci sono troppe cianfrusaglie qui dentro, è pericoloso e bisogna sbarazzarsene. Mi auguro che lui sia d'accordo con me. Se Julie pensa di venire qua e buttare via tutte le mie cose e farmi adottare lo stile di vita palesemente minimalista che segue lei, beh, avrà una brutta sorpresa. Benché quasi tutti i water siano a un passo dalle docce, il 42% delle persone ammette di aver fatto pipì sotto al getto della doccia. Ma per la trentenne Crystal nulla può scendere giù dallo scarico. Malgrado la pulisca e la luce di ogni giorno, la sua doccia è solo da esposizione. Questa doccia non si usa, è solo da esposizione, diciamo. Crystal passa 5 ore al giorno a tirare a lucido il suo appartamento londinese. Quando pulisco devo cronometrare ogni cosa, è come una missione che devo portare a termine. E nulla è davvero pulito finché non profuma a dovere. Il profumo è importantissimo, è la cosa più importante. Il profumo di mele è squisito, io lo adoro. Benché non abbia una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, Crystal inizia a pulire alle 5 del mattino. C'è sempre qualcosa da fare. Ho i paraschizzi a specchio e io li pulisco, direi... sulle 50, sì, 50 volte al giorno.
E in cima alla lista ci sono le lenzuola, che Crystal lava e stira ogni giorno. Quando le tiro fuori dall'asciugatrice sono sempre un po' stropicciate. Tutti dovrebbero stirare le proprie lenzuola. Stai attento, dai, mangia. Crystal ha un bambino di 8 mesi, avuto dal suo compagno. Ti sei sporcato tutto! Ma teme che la sua ossessione per le pulizie possa rovinare i suoi progetti di matrimonio. Penso che il mio compagno possa iniziare a sentirsi trascurato. Vorrei sposarlo, ma se passo ore e ore a pulire invece che stare del tempo con lui, perché dovrebbe volermi sposare? Crystal si sposterà più a nord per incontrare una persona che ha priorità completamente diverse dalle sue. Lascia il suo immacolato appartamento e parte per Birmingham, a 225 chilometri di distanza. Wow! L'erba è davvero altissima. Si prega di fare il giro ed entrare dal retro. Il campanello non funziona. Oh, che paura! Pressoché impossibile muoversi in una di queste stanze senza inciampare o scivolare. Una volta sono inciampata da queste parti e ho dato un bel bacio al pavimento. Che bel ricordo! April, ex infermiera di 52 anni, vive con marito e figlio in una villetta alla periferia di Birmingham. E sono 7 anni che nessuno pulisce a fondo la sua casa. Non passo molto tempo in casa. C'è troppa roba ammucchiata in giro. È come una prigione. Sono incastrata. Incastrata! Mio marito si è trasferito da me 5 anni fa. Ha portato qui tutte le sue cose e se n'è riandato, lasciando qui tutto. Ha arredato un appartamento ed è ritornato. La roba non fa che accumularsi. Ce n'è dappertutto. Sembra che appaia così, dal nulla. Ok. Anche se la confusione aumenta, April non vuole che suo marito Paul muova un dito. April crede che, siccome lavoro tutto il giorno, al mio ritorno non dovrei fare nulla. Ma da quando April è stata operata a un'anca 3 anni fa, stare dietro a tutte le faccende è diventata un'impresa. Anche se so che fisicamente non sono in grado di farlo, continuo a pensare che sia compito mio. Dato che non lavoro, le pulizie dovrebbero toccare a me. April si prende cura di suo figlio Alan, di 23 anni. Alan ha difficoltà d'apprendimento ed è un avido collezionista di giocattoli. Alan! Sì? Vieni! Arrivo tra un attimo. Come no? Alan non ama molto fare le pulizie perché preferisce di gran lunga dedicare il proprio tempo ai giochi. È così o no? Sì, è così. Con le faccende di casa e un figlio a cui badare, April, appassionata di musica, ha poco tempo per sé. Mi piacerebbe tanto che questa stanza fosse un posto dove rintanarmi, stare tranquilla, suonare la tastiera, il clarinetto, cose che non faccio più da anni. Senza più spazio per muoversi, April sa di aver bisogno di aiuto. Ehi là! Ehi là! Io ciao, sono April. Ciao, sono Crystal. Piacere. Vuoi entrare? Sì, certo. Oh, wow! Non ho parole. La tua cucina non è così. No, direi di no. No, non è per niente così. Lo usi il forno? Mm-hmm. Quando è stata l'ultima volta che l'hai pulito? È da un po', no? Penso che sia stato mio marito, se non ricordo male. Sarà stato circa 3 anni fa. Qui c'è il resto. Ok. Ma come fate a mangiare? Nell'altra stanza. Ah, davanti alla TV. Sì. Questo è un bel tavolo e sarebbe perfetto per sedersi a mangiare, ma è pieno di roba. Peccato, no? Già. Entriamo nella stanza che hai davanti. Non riesco a passare. Puoi andare un po' più avanti, se ci sono arrivata io. Sempre se vuoi. Sì, no... È che è un po' troppo claustrofobica per me. D'accordo. Qui c'è troppa roba per me. Vorrei che fosse tutto sgombro per metterci i miei strumenti qui. Ah. Ciao, Alan. Ciao. Lei è Crystal. Crystal, lui è mio figlio Alan. Molto piacere. Piacere. Hai un sacco di cose qui dentro, Alan. Alan e il suo armadio pavimento. Già. Forse mi sono lasciato un po' andare, lo ammetto. Tu dici? Già.
Prima di dare inizio ai 4 giorni di pulizie, Crystal vuole dare ad April un'idea degli standard che ama mantenere a casa propria. Allora, questa è la mia cucina, poi abbiamo il soggiorno e la sala da pranzo. Quanto spesso fai le pulizie? Le faccio più volte al giorno. Non a caso mi sveglio alle 5 del mattino per iniziare alle le pulizie. Ok, sì, per iniziare a pulire. Prossima stanza? Ok, questa è una doccia che in realtà non viene utilizzata. È, come dire, da esposizione, ecco. Io mi limito a pulirla, ci passo anche l'aspirapolvere e... E perché mai pulisci una cosa che non usi mai? Raccoglie la polvere. Avrà un conto in banca solo per i detergenti. Ciao. Ciao, buona serata. Nella vita ci sono cose più importanti delle pulizie. Troverai il tempo per gli amici o la vita sociale. Mi aspetta una sfida molto complicata, perché ho visto che ci sono davvero tantissime cose da fare. Io vorrei che ogni membro della famiglia avesse un proprio spazio per rilassarsi e fare le cose che più gli piacciono. Nel Norfolk, la malata di pulito Julie ha accettato di aiutare Ken, un ambientalista, a liberarsi della montagna di cianfrusaglie accumulate negli anni. Sarà una battaglia. Comunque sono pronta. Ho tutto il necessario. Diamo il via alle danze. Coraggio. Ciao, entra pure. Eccomi qua, arrivo. In 4 giorni spera di sgombrare e ripulire la camera, lo studio, la sala da pranzo e il bagno di Ken. Sei venuta tutta attrezzata, ma non ti sembra di essere un po' esagerata? Voglio dire, non è un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Questo lo dici tu. Cominciamo. La prima sfida è lo studio di Ken, che trabocca di materiali per i suoi svariati progetti lasciati a metà. Per quella cornice ho in mente qualche cosa. E quello un giorno dovrebbe diventare un espositore da parete per i miei pupazzetti. E questo? Ah, questa è una tavola girevole. Tu credi che questo progetto vedrà mai la luce? Certo. E quest'altro? Certo. E quest'altro ancora? Certo. Ken non intende buttare niente. Vedo che hai già diversi specchi. Ti serve davvero anche questo? Sì. Ken, questa la usi? Sì. Davvero? Pensi di usarlo, questo computer? Sì. Anche a me piace riciclare, ma quante di queste cose servono davvero? Ken, dobbiamo darci una mossa! E ora cosa vorresti gettare? Niente. Quella devo farla aggiustare. Pensi davvero che lo farai? Certo. No. Ken, ascolta... Ce la puoi fare. Ah, sì, va bene, così lo faccio, si dai. Fa, Ken. Cavolo. Si fa così. Me ne pentirò di sicuro, non te ne pentirai. Per sempre. Da lì. Forse come inizio è stato un po' lento, però adesso procediamo spediti. Se Dio vuole, per la prossima stanza ci vorrà di meno. Nel Regno Unito, una persona su 50 riceve una diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo. In alcuni casi questo si manifesta nella fobia dei germi e nel bisogno irrefrenabile di pulire. Ecco, dopo una bella passata di vapore, sento che tutti i germi ora bruciano all'inferno. Ailey, madre di 3 figli, ha ricevuto la diagnosi di DOC nel 2007 e dedica fino a 19 ore al giorno alla sua guerra contro i batteri. Se per qualsiasi motivo non posso pulire, vado molto in ansia e mi sento davvero molto a disagio. Affrontare le paure è molto importante perché mi aiuta a trovare conferma del fatto che le mie fobie sono solo nella mia mente e non mi accadrà nulla se entro a contatto con oggetti sporchi. Ailey vuole mettere alla prova il suo disturbo. Ogni settimana inviterà altri 2 malati di pulito come lei a mostrare i loro rituali di pulizia e a unirsi a lei nella lotta contro alcuni dei luoghi più sudici del Regno Unito. No, è disgustoso. Insieme affronteranno di petto la fobia dei germi. Qualcuno ha posato la sua bocca qui. Oh. Stavolta si occuperanno di superfici della cucina. Dopo aver mostrato come ognuna pulisce le proprie, applicheranno i loro metodi sulle superfici sudice della cucina di una casa di studenti. Verso la candeggina e sciacquo con acqua bollente. Posso pulire le superfici della mia cucina anche 50 volte al giorno. Di solito le lascio così, non la tolgo tutta. Anche se resta un minimo di residuo di candeggina, la cosa non mi disturba. Ad affiancare Ailey c'è Carly, una data manager. Anche lei, affetta da disturbo ossessivo compulsivo, ritiene che i suoi metodi di pulizia distruggano tutti i germi su qualsiasi superficie. Prendo una bottiglietta e la riempio per metà con dello spray antibatterico e metà con un detergente liquido. Poi prendo d'assalto le superfici.
Dopodiché metto la spugna sotto l'acqua bollente, la strizzo per bene e ripeto tutto il procedimento 4 volte. Jade, madre di 2 figli, completa il trio del pulito. Anche lei, con una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, può continuare a pulire una superficie finché non è soddisfatta. Pulisco i piani della cucina fino a 10 volte al giorno. Prima di tutto, faccio una passata solo con una spugna bagnata, sciacquandola dopo ogni passaggio. Poi uso spugna e detergente per cucina. Alla fine, do una bella lucidata, facendo attenzione a ripiegare il panno a ogni passaggio. Un semplice tampone ci saprà dire esattamente quanto sono pulite le loro cucine. Un risultato inferiore a 500 indica che la superficie è così pulita da poterci mangiare. 33. 54. Sì! È ufficiale, i piani delle loro cucine sono estremamente puliti. Ora dovranno usare i loro metodi nella cucina di una casa di studenti. Per le ragazze è un modo di affrontare i loro demoni del pulito. Mi sudano le mani al solo pensiero di entrare lì dentro. Come se la caveranno le nostre malate di pulito con delle superfici che non vengono lavate da oltre un mese e che sono ricoperte di piatti sporchi? Quella roba in quella pentola sembra cacca, oh! Mio Dio, che puzza! È terribile! Alla periferia di Birmingham, Crystal, ossessionata dall'igiene, spera di riuscire a liberare la casa di April dagli oggetti accumulati negli anni, per poi pulirla. Oh, ciao, April! Dio! Vuoi entrare? Sì, certo, grazie, April. In 4 giorni, Crystal spera di ripulire la sala da pranzo, la stanza degli ospiti e la stanza di Alan, il figlio. Ma innanzitutto vuole fare ordine in cucina. Questo si può buttare. Da tenere. Dopo anni, le superfici della cucina sono di nuovo sgombre. C'è finalmente una stanza sgombra in tutta questa casa. È molto entusiasmante, almeno per me. E ora Crystal vuole dimostrare che, perché la cucina sia pulita, deve anche profumare di pulito. Io adoro i profumi, soprattutto quello di mela. Odio l'odore di mela, lo detesto profondamente. Non ti piace il profumo di mela? Ok, dammi almeno la possibilità di fartelo sentire. Fammi provare. Giusto un paio di spruzzate. Mi si chiude la gola. Vuoi andiamo a prendere un po' d'aria? La crisi di tosse di April mi ha davvero colta di sorpresa. Non sapevo se era il caso di chiamare un'ambulanza. Dio, che paura! È un continuo pulire, pulire, ancora pulire. Non mi piacerebbe essere nei suoi panni. Meglio la polvere. Nel Norfolk, con meno di 48 ore a disposizione e con una sola stanza pulita, Julie decide di affrontare il sudiciume del bagno di Ken. Il bagno è in condizioni disastrose, c'è tanto lavoro da fare e dovremmo... Tantissimo. Sì, il tempo vola, Ken. A casa sua, Julie è abituata a pulire in profondità il water ogni giorno, mentre Ken non lo pulisce da 2 mesi. Una cosa mai vista. So già che è sudicio. Viene via ancora un bel po' di sporco, ma si può... risolvere con l'aceto. Si vede di già, l'aceto gli sta dando tutto un altro aspetto. Una volta rimosso il grosso, Julie vuole dare mostra della sua magia con il limone. È così che pulisco il mio. Ecco, senti che profumo? Scusa, mi ero distratto col sapore del tuo detergente. Non è niente male. Pensa, a casa mia il water è così pulito che volendo ne puoi bere l'acqua. È vero, io mi sono lasciato andare, non va bene, ma credi che sia davvero necessario avere un water così pulito da poterne bere l'acqua? Perché senti questa urgenza di essere così... così meticolosa? Mi piace quando le cose sono pulite, mi piacciono le cose belle e lucenti, mi aiuta a sentirmi a mio agio. Magari è vero che esagero, non lo so, ma è vero anche che Ken non pulisce abbastanza il suo bagno, anzi, per nulla. Guarda qua, il bagno è così pulito... che adesso lo userò. Va bene. Esci? Ok. A Birmingham, la 30enne Crystal sta lavorando nella cucina di April, la prima delle 4 stanze che intende rivoluzionare. Ecco, ora il lavandino è più pulito. No, sì, è vero, è proprio splendente. La cucina è quasi a posto e Crystal non intende fermarsi. Ciao. Ciao, tesoro. Ciao. E Paul è arrivato giusto in tempo per dare una mano,
Peccato che April la pensi diversamente. Perché non te ne vai di sopra? Sì, nessun problema. Rilassati. Okay. Ok, se vi serve una mano sapete dove trovarmi. A dopo. A dopo. Dobbiamo accelerare il passo e non dovremmo sprecare forza lavoro. Essendo Alan l'unico aiutante rimasto, Crystal gli dà il compito di liberare il pavimento della sua camera. Nel frattempo, lei e April si concentrano su quella che diventerà la stanza della musica. Questo si butta. Spazzatura. Sì, anche quello. E anche questo. Spazzatura. Oh, di questa non so che farmene. Ci serve l'aiuto di Paul per forza. Sta diventando una pila enorme. Guarda. Guarda qua, April. In questo ti invidio molto, perché io non riesco a chiederglielo. Ma forse è proprio per questo che la tua casa è ridotta in questo modo. È che lui lavora. E lavora davvero sodo. E non credo sia giusto che pulisca. Fino a 3 anni fa sono sempre stata indipendente e ho sempre fatto tutto senza dover mai chiedere aiuto. Credo che Paul possa sentirsi impotente. Dentro di sé, forse, pensa che non hai bisogno di lui. Ma devi affrontare la realtà, April. In questa stanza non si riesce a entrare. Già. Hai bisogno d'aiuto. Tutti entriamo a contatto con milioni di germi ogni giorno. Per la maggior parte di noi non è un problema. Ma per chi soffre di disturbo ossessivo-compulsivo può essere una sfida. Non credo che sarò mai soddisfatta della mia casa. Non la sento mai del tutto priva di germi. Ailey ha invitato altre 2 malate di pulito ad affrontare una cucina sudicia che non incontra detergenti da oltre 1 mese. È una casa di studenti, ma degli studenti non c'è traccia. Mi sudano le mani al solo pensiero di entrare lì dentro. Sono sicura che ce ne andremo dicendo missione compiuta. È un modo per sfidare la loro ossessione per la pulizia. Quella roba in quella pentola sembra cacca. Oh mio Dio, che puzza! È terribile. Non ho mai condiviso una casa con nessuno esattamente per questo motivo. Scommetto che ci sono anche i topi. Ti prego. Guarda lì. Per prima cosa analizzano i piani della cucina. Oh, è davvero sporco. Guarda qua. In media le superfici di una cucina presentano una carica batterica 10 volte maggiore rispetto all'asse del water. Un risultato superiore a 1000 indica il rischio che siano presenti batteri pericolosi. Oh, il voltastomaco. Oh mio Dio. La carica batterica di queste superfici sudice è di 4121. Sarebbe troppo anche per un bagno. Già. Ognuna di loro userà le proprie tecniche di pulizia su una sezione delle superfici per cercare di ridurre in maniera significativa la carica batterica. Mi terrorizza affrontare qualcosa con una carica batterica superiore a 4000. Mi manda fuori di testa. Guarda qua. Questo è vomitevole. Vomitevole. C'è anche della muffa. Cos'è? Lì quel coso marrone, oddio. O magari è del ripieno. Oh, guarda quanti capelli. Dio, che puzza. Carly, al posto tuo sarei tentata di versarcelo tutto. Farò proprio così. Sì. E ce lo verso direttamente. Molto meglio così, vero? Molto meglio. Jade, a cui è stato diagnosticato un DOC, ha una tecnica specifica per pulire. Perché pulisci seguendo le linee verticali, Jade? Temo che mi sfugga un pezzo, ma se procedo per linee verticali, so che lo sporco è lì, poi va nell'acqua, si dissolve e posso fare la linea successiva. In pratica, vuoi sempre vedere quanto è sporco il tuo straccio sì. prima di continuare? Sì. Ah, ok. Ha un odore fortissimo. Si sente odore di candeggina in tutta la sì, casa. Sì, mi fa bruciare i peli del naso. State scherzando? No, è davvero fortissimo. Io non sento niente, a malapena la sento qui. Ci sono volute 1 ora e mezza, quantità industriali di igienizzante e una bella dose di olio di gomito per far brillare questi piani della cucina. Prima le superfici erano sature di germi. Passando il tampone su ogni sezione scopriremo quanto sono pulite adesso. Un valore da 500 in giù è considerato abbastanza pulito da mangiarci sopra. Siamo a 106. È molto più basso di quello che avevamo prima. 56? Hai abbassato il valore drasticamente. 2! Beh, ottimo! È fantastico! Caspita, complimenti! Mi fa sentire davvero bene essermi esposta così a tutto questo...
Sudiciume puzzolente. Secondo me siamo state molto brave. Sono fiera di noi. Oggi ho affrontato una delle cucine più sporche e disgustose che abbia mai visto in vita mia. E il fatto di essere riuscita a darmi da fare per pulirla, per me, è un'enorme conquista. Se le mie figlie andranno mai via di casa, giuro che le andrò a trovare ogni santo giorno. La casa deve essere pulita. Sarò una madre folle con una missione. Ora non faccio altro che pensare a quella pentola piena di cacca sul ripiano. È un'immagine che mi perseguiterà per sempre. Via! Nel Norfolk ci sono ancora due stanze da affrontare. Forza! E Julie sta iniziando in camera di Ken, che non viene pulita da più di 5 anni. Non avevo mai visto tanti peli di cane. E il pavimento è soffice, sì, hai visto? Sì, sì. Guarda, Ken. Ma è orribile. È disgustoso. Sembrava quasi una macchina per fare lo zucchero filato. Io lì giravo. Che schifo. È passato troppo tempo dall'ultima volta che ho visto il mio pavimento. È ovvio che hai usato il pavimento come un gigantesco secchio della spazzatura. C'è un motivo? Immagino di aver perso molto rispetto per me stesso. Non ero mai in casa, tutte le mie energie erano concentrate altrove e mia madre soffre di demenza. Capisco. Di recente l'abbiamo affidata a una casa di cura perché non ce la facevamo più. Gli ultimi tempi passavo 18 ore al giorno insieme a mia madre perché stava perdendo del tutto la testa. E quando arrivavo a casa ero esausta. La verità è che non devi mai dimenticarti di prenderti cura di te. È una cosa che ho perso di vista, ecco, non ci ho più pensato. Sono consapevole del fatto che in questi ultimi anni la cura di me stesso è precipitata ben oltre un livello ragionevole. Sì, Julie ha ragione, devi saper amare te stesso prima di poter amare gli altri. Santo cielo, ok, coraggio. A Birmingham mancano meno di 24 ore di pulizie. C'è davvero tantissima muffa. Alan! E con il cassonetto dei rifiuti che si riempie, April e Crystal sono contente dei progressi. Secondo me sta andando molto bene. Sento l'urgenza di aiutare April. Si merita un bel posto in cui vivere e lo merita anche il resto della sua famiglia. Crystal mi sembra una persona forte. A modo nostro siamo molto simili. Vorrei essere pulita quanto lei, ma senza pulire tutto il tempo. Con la cucina, la stanza degli ospiti e la camera di Alan quasi libere dalla polvere... Bello e splendente, guarda. È luccicante. Resta solo da sgombrare la sala da pranzo. Sì, li puoi buttare. Buttare? Buttare? Sì, buttali, non importa. Crystal passa diverse ore al giorno a pulire il suo appartamento, dove vive con il compagno e il figlio. Mi hai detto che pulisci per 5 ore al giorno. Come fai ad avere tempo per le altre cose? Dov'è il resto della tua vita? Sei una ragazza talmente energica, meravigliosa, intelligente e giovane. Potresti fare un mucchio di cose, invece passi il tempo con la scopa e la paletta. Continuo comunque a vedere i miei amici. Vengono a trovarmi e cose così. E sì, poi gli pulisco intorno. Prima o poi il tempo scivolerà via e non potrai più fare quello che vuoi fare o le esperienze che vuoi vivere. Perché, insomma, diciamocelo, potresti finire come me e non riuscire più a farlo. Finché sei ancora giovane, prendi in mano le redini della tua vita e vivi. Prendi il tuo compagno e uscite, andate al cinema. Sì, credo che proprio per questa mia ansia di fare tutte le cose che ho in mente di fare e che devo fare, a volte probabilmente trascuro me stessa e sicuramente trascuro lui. Trova qualcosa che ti appassioni davvero, qualcosa che ami, a parte pulire e lavare. Non so, continuiamo a tornare sul fatto che dovrei pulire un po' di meno, ma non smetterò di pulire. Questo non succederà mai. Vuoi che sposti il sacco della spazzatura? No. Pulirò di meno? Beh, ci sto lavorando. Nel Norfolk è rimasta solo la sala da pranzo da pulire. Questo possiamo buttarlo. Questo non so. Da quanto non passi l'aspirapolvere? Mai passato l'aspirapolvere. Non hai mai passato l'aspirapolvere? Da quanto vivi qui? Vivo qui da 20 anni. A causa di un diverbio avuto in passato con i vicini, Ken ha sviluppato un'insolita fobia per gli aspirapolvere. Quando sento un aspirapolvere in funzione, entro in modalità combatti o scappa. Il cuore batte forte, sento l'adrenalina nelle vene.
Ken! So che cosa stai per chiedermi. Forza, ah, fa una devo prova, proprio dai. Farlo, vero? Ah, devo proprio, eh? Tu stai fermo lì a non muoverti, amico, ok? Sei stato bravo. Hai fatto proprio un bel lavoro. Senti, ti ricordi quando hai visto il mio bagno? Sì. Ecco, c'è bisogno di aggiungere altro? Volevo scappare da quella porta. Ma non l'hai fatto, no? Non l'ho fatto. Ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta. Ben fatto, ottimo. Ho stretto i denti. Ben fatto. Oh, è stata dura. È un nuovo inizio all'insegna dell'igiene. Sono stato in grado di tirare fuori l'aspirapolvere e ho deciso di scendere a patti. Perché voglio riprendermi i miei spazi ora. A Birmingham è rimasto solo un giorno di pulizie. Oh, che schifo! Nonostante la sala da pranzo abbia disperatamente bisogno di cure, April continua a rifiutarsi di chiedere aiuto a suo marito. Secondo me dovremmo togliere queste cose dal pavimento e portarle fuori. Va bene. Pensi che potremmo, non so, chiamare Paul per aiutarci? Non puoi fare un'eccezione. È talmente difficile. Perché è così difficile chiedere aiuto a tuo marito? Perché chiedere aiuto è un fallimento. No, ascolta, April, ascolta. Non è vero, stiamo tutti unendo le forze. Allora io cosa sono? Non sono un aiuto? Sì. Esatto, e sono una sconosciuta. Dovresti essere più a tuo agio con tuo marito che con me, giusto? April, che cosa facciamo? Paul! Sì, tesoro, dimmi tutto. Lei dice che ti chiedo aiuto un po' troppo poco. A essere onesto, sarei contento se mi chiedessi aiuto più spesso. È che mi sento così a disagio e in imbarazzo. Avete una testimone qui, eh? Forse l'ho fatto per un istinto di protezione. Non voglio allontanarti e... voglio che resti qui. Beh, eccomi, sono qui. Va bene. E ti offro il mio... aiuto. Aiuto. Sì. Va bene, puoi prendere quel sacco, ragazzo? Se glielo chiedi in modo gentile, come potrà rifiutare? Non andrà da nessuna parte. Lo so, e me l'ha già detto in passato. Mi ha detto: devi smetterla. Qui, sono qui per restare, non vado da nessuna parte. Allora magari inizia ad ascoltarlo. Quando April mi ha proibito di fare le cose, mi sono sentito un po' frustrato. Spero davvero che ora... questo per noi diventi uno stile di vita. Nel Norfolk, Julie, malata di pulito, e Ken, ambientalista, stanno lavorando insieme per portare a termine le pulizie. Ecco, guarda qui. Ah, mi sta facendo venire la nausea. Mentre Julie aggiunge il tocco finale, il figlio di Ken, Richard, li sta raggiungendo per vedere i risultati delle pulizie. Sono emozionato, spero di vedere un cambiamento positivo in mio padre. Viveva in quelle condizioni da tanto tempo. Sarebbe un bene per lui essere finalmente in grado di andare avanti con la sua vita. Prima la sala da pranzo era sotto assedio e il pavimento non veniva pulito da più di 5 anni. Ora è uno spazio invitante e comodo, così Ken potrà trascorrere tempo di qualità con suo figlio Richard. Molto più ordinata di come l'abbia vista. Così, quando lo vieni a trovare la domenica a cena, Richard, potete sedervi a tavola. Te l'avevo detto che c'era un tavolo lì già sotto. Nello studio i progetti infiniti di Ken avevano preso il sopravvento. Ora è uno spazio dove Ken può dedicarsi alla sua passione, il riciclo creativo. Wow, è molto più ordinato. C'è un pavimento normale e non più scatole ovunque. Ottimo. Decisamente. Prima Ken condivideva la stanza con i suoi 2 cani e una collezione di ragnatele. Uno spazio immerso in 20 anni di sporco e polvere. Ora che la stanza è pulita e in ordine, è un posto tranquillo e rilassante dove Ken può riposare e farsi venire nuove idee per i suoi modelli e progetti. Vieni nel mio Santa Santorum. Non svenire, eh? Ti ricordi... che cosa c'era tutto intorno al soffitto? Sì, le ragnatele. Come se fossero una decorazione natalizia. Mi sono lasciato i problemi alle spalle. Ecco qua.
È quella montagna insormontabile che mi ero costruito da solo. È sparita adesso. E i cani? Temo che i cani potranno continuare a entrare qui dentro. Fanno parte della mia famiglia. Ken? Userò l'aspirapolvere, però, sì. Come facevi a sapere che l'avrei detto? È stata una bella esperienza. Abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. Spero che Ken abbia imparato molto da me. Forse non ho bisogno di essere così esagerata nelle pulizie. Insomma, se lascio una tazza da tè nel lavello, sarà ancora lì al mio ritorno. Bene, va bene, bene. Ciao, cani! Ciao, ciao! Ciao, stammi Ken. Bene! Non potrò mai ringraziare abbastanza Julie per il suo aiuto. È una svolta nella mia vita in più di un senso. E questa è proprio la ciliegina sulla torta. A Birmingham è l'ultimo giorno di pulizie e April finalmente ha permesso a suo marito di aiutarla. Paul! Sì? Puoi farmi un favore? Puoi svuotarci il cestino? Perché certo. È pieno fino all'orlo. Una volta dati gli ultimi ritocchi, la migliore amica di April, Teresa, arriva per scoprire cosa nascondeva sotto tutte quelle cianfrusaglie. Una casa pulita per April sarebbe una gioia assoluta. Avere un luogo pulito e ordinato solo per lei è tutto ciò che potrei chiedere. Prima la cucina e la sala da pranzo erano invase da attrezzi e spazzatura. Il pavimento non veniva pulito in modo decente da anni. Ora è uno spazio accogliente e arioso, perfetto per permettere alla famiglia di stare in compagnia. Oh mio Dio, non piangere, eh? Non ci penso nemmeno. Lo capisco dalla tua voce. Stai per piangere. Sono sbalordita, dico sul serio. Non l'avevo mai vista così in ordine. E da quanto tempo è che mi conosci? 25 anni. Fino a poco tempo fa la camera di Alan era piena di giochi e di sporcizia. Ora è pulita, organizzata e per Alan è il luogo perfetto per rilassarsi. Avanti! Oh mio Dio, Alan! Si vede il letto! Dov'è finita tutta la roba? L'ho messa via. Addio armadio pavimento, questa è la stanza di un uomo! E la stanza degli ospiti non era altro che un luogo dove scaricare oggetti. Ora è uno spazio rilassante dove April può dedicarsi alla musica. Oh mio Dio, April! Ma è meraviglioso! Sì, questa è la mia stanza, tutta per me. Per i miei hobby. Oh, tesoro mio. Gli ultimi giorni sono stati una montagna russa. April, sei fantastica. Anche tu. È stato emozionante e abbiamo portato a galla alcuni problemi che abbiamo avuto entrambe. Vorrei che Crystal restasse. Lo vorrei davvero. Paul, vieni qui. Grazie mille. Ora spero di poter chiedere aiuto a Paul senza problemi. Credo di essere cambiata. Ma c'è ancora del lavoro da fare. Abbi cura di te, Crystal. Ciao! Sono consapevole di aver dedicato troppo tempo all'igiene. Me l'hanno già detto prima d'ora, quindi forse adesso inizierò ad ascoltare. April fatica ancora a pulire con le stampelle, ma ha cominciato a chiedere aiuto a Paul più spesso. Crystal ha permesso al suo compagno di usare la sua doccia da esposizione, che continua a pulire assiduamente. Ken ha ripulito altre due stanze e suo figlio Richard ora passa molto più tempo a casa sua. Julia è più rilassata in merito alle pulizie, ma continua a volere un water dal quale si possa bere.